Salve a tutti, come state? Spero tutto bene. Io sono Alessandro delle Vigne e vi do il benvenuto o il bentornato se mi seguite da un po' sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di un'iniziativa che credo sarà utilissima a moltissimi di voi che sono cosplayer, che vogliono vendere o acquistare cosplay senza spendere un capitale, ovvero SOS Cosplay. Intanto che vi cerco l'account ufficiale di Instagram così potete andare a seguirlo e trovare tutti i dettagli, tutte le maggiori informazioni che vi serviranno oltre a quelle che poi vi dirò io nel corso del video innanzitutto è questo, ecco questo non so se riesco a farvelo vedere questo è il profilo ufficiale, li trovate anche su Facebook però maggiormente trovate tutto su Instagram SOS Cosplay, che cos'è? SOS Cosplay è un mercatino di cosplay usati quindi quanti di voi eh, vogliono comprare cosplay, accessori, parrucche, scarpe, eh, tutto è necessario insomma per fare cosplay senza spendere un capitale quindi la miglior cosa è sfruttare l'usato che è utilissimo perché eh, dare vita a nuovi vestiti, nuovi accessori eh, fa bene all'ambiente e fa bene anche al portafoglio e di questi tempi il nostro portafoglio ringrazia molto e poi quanti di voi stanno cercando di vendere cosplay Accessori, parrucche, tutto il resto l'avete messi dappertutto, però non riuscite a darli via. Ecco, SOS Cosplay è la risposta al vostro problema, ovvero in che modo SOS Cosplay vi viene incontro? Beh, innanzitutto, perché per chi compra è, è letteralmente un mercatino che è sia fisico nella località di Ravenna, credo. Poi, ripeto, per maggiori informazioni contattate direttamente loro così non siamo sicuri di non dare informazioni errate. Eh, e poi appunto online come forse Marketplace, Facebook, eh, Vinted, quello che volete. All'interno, appunto, come potete vedere, trovate tutti gli accessori, tutte le immagini tutte dettagliate, semplicemente eh, loro cosa fanno? Loro postano l'articolo del venditore che vuole vendere, voi contattate non loro ma direttamente poi il venditore, quindi loro sono un tramite tra voi e loro. Quindi voi chi vende ci guadagna la possibilità di dare più visibilità ai loro prodotti e quindi riuscire magari a vendere più in fretta e chi ci compra ci guadagna di risparmiare qualcosa perché. Potete trovare articoli praticamente nuovi, magari usati una volta o addirittura mai usati e risparmiarci qualche soldo. Magari averli anche prima perché se sono articoli che comprate dall'Italia, ovviamente non vi tocca aspettare un mese, due mesi, tre mesi come da, Ali. da AliExpress, anche se devo dire che AliExpress è diventato anche abbastanza veloce da quando ha integrato la funzione di spedire in 10-15 giorni, dipende dall'articolo, è solo fortuna e ne altro. Non credo che sia influenzato da altre cose. Non so come funziona, però bravi che avete messo questa funzione ringrazio moltissimo. E io stesso eh, ho scoperto questo proprio perché cercavo di vendere delle cose come sapete, dall'anno del secolo, dal 1980. Che sto cercando di vendere per conto della mia amica Federica Il cosplay di Sayuri in vano Cioè l'ho messo dappertutto, non se lo vuole nessuno Cioè comprate questo benedetto cosplay L'ho messo su, eh, su eBay, su Marketplace, su Vinted Cioè veramente quel cosplay è nato sfortunato È nato sfortunato soprattutto perché già sapete La bellissima fregatura che ho preso nel cercare di venderla Ovvero con la... La truffa costa d'avorio, se non sapete cosa è successo, andate a recuperarvi il video perché veramente è una storia drammatica allo stato puro. Vabbè, scherzo, poteva finire peggio, però insomma, se non fosse successo, diciamo che è uno di quegli episodi che mi sarei risparmiato nella vita e niente, quindi è proprio un atto sfortunato perché proprio lei non se lo vuole più, nessuno se lo compra, poverino, è in crisi. Quindi aiutate, fate un'opera buona, aiutate quel cosplayer a trovarsi una famiglia, adottatelo se siete interessati a magari dopo questo video foste interessati non dovete fare altro che contattarmi di, o mi scrivete un commento o mi contattate qui su facebook o se no potete ovviamente contattarmi sul mio profilo instagram faccioiafrancixavier così è la volta anche che vi scrivete rimanete aggiornati su tutte le bellissime cose che faccio, sui progetti sui photoshop, sugli eventi a cui partecipo eccetera 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 eh, quindi io spero che vi sia utile questa informazione, quindi secondo me è una cosa molto ben pensata, molto molto utile e non solo perché SS cospre, vi fa anche un ulteriore servizio oltre quelli già citati, ovvero quello di aiutarvi nel trovare i cosplay, in che senso? Cosa significa? Se molti di voi vogliono fare un cosplay, però non hanno tempo fisico, materiale di stare lì a cercare, ecco, loro lo fanno per voi. Voi gli dite il nome del personaggio, il budget che avete, le vostre taglie, le vostre misure e loro si mettono al vostro servizio. Ovviamente questo servizio qui ha un piccolo costo di contributo, giustamente per il tempo che ci impiegano, mentre... Lo sfondo pubblicitario non ha nessun costo, quindi potete chiedergli di pubblicare i vostri articoli senza spendere un centesimo. Veramente bravi, che bravissime persone, ce ne fosse di più a questo mondo. Ovviamente io stesso, quindi ripeto, mi sono messo nelle loro mani appunto per vendere Saiuri Perché ho scoperto per caso SOS Cosplay trovando un articolo su, sul web, su Facebook. E mi è sembrato la mano dal cielo perché ho detto: a questo punto ho provato a metterlo dovunque. Un posto in più, un posto in meno, non costa niente provare. Quindi, eccoci qua. Quindi speriamo che sia la volta buona di riuscire a venderlo. Comunque, se, ripeto, qualcuno fosse interessato, non dovete fare altro che contattarmi, io sarò felice di darvi tutte le informazioni necessarie. Mentre per quanto riguarda SOS Cosplay oltre ad andare a seguirli ovviamente, eh, trovate tutte le info nei vari post, nelle varie stories, eccetera, eccetera. Quindi spero veramente che sia qualcosa di utile e quando trovo qualcosa di utile sono sempre ben felice di annunciarvelo. Di Diffondere il verbo così faccio un piacere anche a voi e ai vostri portafogli e facciamo anche del bene all'ambiente, che anche di quello di questi tempi serve. Detto questo, prima di salutarci, voglio approfittarne per fare qualche veloce aggiornamento e qualche Anticipazione, allora aggiornamenti degni di nota: eh, non ho ancora detto niente su Instagram quindi sarete i primi a saperlo, ma comunque a breve scriverò qualcosa. Allora sono partiti le, i lavori, siamo in fase di lavoro per quanto riguarda i contenuti di San Valentino, ovvero quelli che pubblicherò proprio per San Valentino. Sono già pronti, li ho preparati in questi giorni, eh, però li vedrete solo per San Valentino perché quelli saranno pubblicati proprio il giorno di San Valentino e spero che vi piacciono perché ci ho messo veramente il cuore. Eh, L'anno scorso c'era Chucky, quest'anno c'è un'altra cosa. Forse qualcuno di voi potrebbe immaginarselo, per qualcuno potrebbe essere una rivelazione, non lo so. Comunque, vediamo spero che vi piacciono quindi, mentre per quanto riguarda invece il tradizionale photoshoot di San Valentino che è quello che facciamo con i miei collaboratori, quello ci sarà sabato 11 febbraio quindi sabato 11 febbraio facciamo lo shooting di San Valentino l'anno scorso c'è stato Chucky, anche per quello, quest'anno invece diciamo che fa, facciamo qualcosa proprio di inaspettato eh, avevo in mente un progetto iniziale che però poi non mi ha convinto più di tanto, e qui è venuto incontro al mio supporto, al mio aiuto mia figlia ovvero mi presta la sua parrucca di Xiao di Genshin Impact, quindi per l'occasione avremo, diciamo, Xiao, abbiamo 20 di Genshin Impact che appunto lo farà mia figlia Eva e poi abbiamo un inosche di Demoslayer Slayer selvatico che sarà Christian, quindi veramente preparatevi perché ne vedrete delle belle e quello è, lo facciamo sabato, quindi un ulteriore progetto in più. Poi eh, sono al lavoro per quanto riguarda un evento di carnevale, qui, ci sto ancora lavorando, quindi se qualcuno di voi fosse interessato a avere maggiori dettagli, maggiori informazioni, vi posso intanto dire che si svolgerà, mannaggia, che si svolgerà sabato eh, febbraio, il 18, sempre un sabato, 18 febbraio, e purtroppo ad Arezzo, quindi se siete un po' fuori è un po' un casino partecipare, eh, però... Tranquilli che già trovate eh, l'evento su Facebook, però comunque nei giorni prossimi, quindi prossimamente, eh, pubblicherò delle stories inerenti. Quindi se siete cosplay, se siete interessati a partecipare, basta che me lo fate sapere e sarò ben felice di rispondere a tutte le vostre domande inerenti. Quindi sicuramente intanto ci concentriamo su eh, San Valentino e poi dopo vediamo per carnevale. Questi sono gli aggiornamenti proprio importanti. Eh, per adesso non ce ne sono altri. Ah no, dimenticavo una cosa: ho ordinato il materiale per il nuovo cosplay. Ce l'ho fatta finalmente. Eh, di cosa si tratta? In realtà ho ordinato poca roba e quindi non vi aspettate niente di eclatante. Eh, dopo tanto pensare pensare pensare, eh, semplicemente ho ordinato la maschera eh, per il Nemesis School di Stay Ghost. Praticamente sono i membri che suonano i Ghost, quindi la maschera in quel modo e poi la collana, non ho ordinato nient'altro perché il vestito ho scelto una versione molto basic, quindi con una camicia nera, cravatta nera, le bretelle sempre nere, cioè un total black. In questo modo già avevo dei vestiti a portata di mano che andavano bene, quindi mi sono detto inutile che vada a spendere soldi per comprare delle cose che ho già in casa, uguali identiche. Tiriamo a risparmiare, no? Quindi eh, li ho ordinati martedì. In teoria, tutti e due gli articoli hanno l'opzione di consegna in 15 giorni. Poi vediamo. Comunque, appena arriverà, farò uno spacchettamento se vi interessa così ve li faccio vedere. E noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto, vi mando un bacio. Vi ricordo di iscrivervi al canale di seguirmi su Instagram facchio FrankSixavia appunto per rimanere aggiornati su tutti i progetti futuri noi ci vediamo al prossimo video dove non so cosa farò ma farò qualcosa ciao